Quando ero bambino facevo i miei giocattoli con i pezzi di gessi, dove abitavo c'era una genere di fonderia e lì mi facevo i miei personaggi, le mie giochine. Voilà. All'inizio mi facevo questi giocattoli, però lì ero del mio babbo a Bordeaux, vivevo a Bordeaux, dove c'era questa fonderia, facevo questi giochi con un chiodo nel gesso e mi facevo i miei personaggi. E poi dopo, più tardi, la prima scultura reale che ho fatto, avevo preso un sasso, come si chiama, dove fanno le case a Parigi, dei vecchi palazzi, e avevo recuperato uno di questi sassi dei palazzi e con un cacciavite nella mia stanza avevo iniziato a fare una scultura che avevo fatto un casino con la polvere, incredibile. Qui ho anche scolpito la sala di bagno, che era, le pareti erano di gesso, e mentre lei non era qua ho scolpito tutto il muro. Quando è rientrata a casa non era tanto contenta. Vabbè, queste cose. Che io disegnavo sempre tutto, però quando andavo fuori, quando si faceva la scultura sul muro proprio dell'appartamento che era in affitto, non erano tanto contento. Facevo una scultura dentro la mia stanza. Era un po' un mess, un casino. Vengo a sapere di Pietrasanta quando ero a fare un cantiere a Parigi, rifaceva il pavimento della gente. Questa signora mi dice che c'era un posto in Italia dove c'era il marmo, montagna, mare, un posto bellissimo che si chiamava Santa Pietra. Lei mi ha detto Santa Pietra, che era a 30 km di Firenze. Un giorno ero a Nizza a fare un lavoro, accanto a Nizza, a Cap Martin, a fare un affresco del Piccolo Principe dentro una stanza di bambini, e con quei soldi ho detto sono vicino all'Italia, vado a vedere questa Santa Pietra. E sono andato a Firenze e a Firenze ho chiesto alla stazione per prendere il treno per Santa Pietra e nessuno capiva Santa Pietra non esiste. E ho incontrato un personaggio che mi ha detto: ah, ma ti do un appuntamento questo pomeriggio e ti aiutiamo a trovare questo paese. Era un genere di intellettuale. E mi danno un appuntamento alla biblioteca a Firenze e mi ritrovo con 20-25 persone a un tavolo e che iniziano a parlare di questo francese che cercava Santa Pietra. E questa discussione dura un'ora, un'ora e mezzo, e io prima non capivo l'italiano e quella gente vedeva che si facevano piacere, ma non aiutava in niente a trovare questo Santa Pietra. Allora a un momento ho detto scusate, me ne vado perché c'ho da trovare Santa Pietra dove dormire in qualche parte anche. E sono partito e alla fine alla stazione ho incontrato una signora che mi ha detto ma forse sarà Pietrasanta. Mi ha detto forse Pietrasanta a quel punto, ma però non è a 30 km di qua, è a 100. Ho detto va bene, prendo un biglietto, arrivo qua e scopro Pietrasanta. Che io pensavo, l'avevo immaginato un po' come, che mi ha detto che era al monte col mare, avevo pensato che era dei sassi di marmo che andava sul marmo con qualche casette, con qualche scultore che vivevano lì e che si facevano le sculture, l'avevo visto in un modo proprio romanticissimo. Poi alla fine era qui un'industria avanzata, una città normale, non era una cosa poetica come l'avevo immaginato. E sono rimasti qualche giorno, ho incontrato qualche personaggio, poi sono ripartito, poi dopo sono ritornato, quando avevo un po' più di soldi, sono ritornato qui per iniziare a conoscere il marmo, a imparare con gli artigiani e poi una bella cosa. Sì, ho incontrato questo artista, bravissimo, e io sono arrivato sulla piazza, perché quando si arriva a Pietrasanta si va sulla piazza. E sono andato al Bar Iris e ho incontrato questo francese che prima ho incontrato un svizzero che sono arrivato nel bar e ho detto che c'era qualcuno che parlava francese perché io italiano non lo sapevo. Poi c'è questo svizzero che è venuto da me, mi ha detto sì, parlo francese e lui ho detto quello che volevo fare, provare il marmo e mi ha portato al suo studio e mi ha fatto spaccare un pezzo di marmo e io ero
felicissimo. Poi ho preso il pezzettino con me, come ricordo. Niente. Poi ritornando al bar e mi dice: guarda, c'era un francese nel bar e non ti ha risposto, ora te lo presento. Mi presento questo francese un po' così, un po' musone. Gli spiego che volevo scolpire tutto. Mi dice: guarda, Filippo, qui è l'inverno, l'inverno, tutti gli studi sono chiusi, devi ritornare l'estate. Ho detto va bene, cioè, faccio un giro nella Pietrasanta, poi riprendo il treno per Parigi e niente, dopo qualche anno, dopo quel lavoro in Africa, dico va bene, ritorno a Pietrasanta. Arrivo a Pietrasanta, era 2 o 3 anni dopo, e rivedo questo francese, vado da lui, era in estate, ho detto, vabbè, mi aveva detto in inverno è chiuso, vado in estate. E in estate mi dice, no, no, guarda, lui non si ricordava di me. Mi dice, guarda, no, no, ma qui in estate è tutto chiuso, dovevi tornare in inverno. E ho detto, va bene, quello lì è... Boh, non ho capito. Dopo è diventato un amico, non so perché era così a questo momento lì. E sono rimasto qui, prima sono andato a vivere a Zano, una coppia mi ha prestato una casa nel bosco, e andavo al fiume a cercare i miei sassi, facevo tutto a mano nel mio giardino, fa del giardino di questa gente. E poi dopo sono venuto a Pietrasanta, al studio Palà, e poi lì c'era un artigiano che mi ha imparato tutto, fa diversi artigiani bravissime che mi hanno imparato a lavorare il marmo e poi ecco, sono rimasto qui. Poi dopo ho cambiato studi, ho fatto diverse studi e ho imparato guardando questi maestri del marmo. Mi piace perché tante volte vediamo delle cose, conosciamo della gente e mi sono reso conto con le anni, penso che tutti si rendano conto che non è sempre quello che si vede la realtà. Alla fine ci sono sempre al minimo due realtà, anche di più. E con gioco della luce almeno faccio una scultura che ripresenta qualcosa e con l'ombra si vede tutta un'altra cosa. Però è sempre in comunicazione tra la scultura e l'ombra stessa. Così esprimo che ci sono... Non so come dire, sempre una diversità di quello che si vede a primo impatto nella vita. Prima cerco il soggetto, quello che voglio dire. Dopo trovo l'ombra che voglio fare e scolpisco le raggi di luce, di quello che rimane dell'ombra. Difficile spiegare. Una volta che c'è queste raggi di luce, dentro faccio la scultura che volevo fare, tenendo certi limiti dell'ombra. Ecco. Allora, ho riuscito a fare, vabbè, con un'ombra con una scultura e poi con il coniglio 2 ombre con una scultura, che questo sono impazzito, però ho riuscito a fare 2 ombre sul rapporto umano, che questo coniglio fa un uomo e una donna. Le ombre che fa. No, delle ombre mi avevano chiesto una coppia amici e collezionisti, mi avevano chiesto una scultura che ripresentava il loro amore. E cercavo, poi tutte le sculture che mi venivano in mente le trovavo un po'. E mi avevano parlato che il loro amore, la loro relazione era come un fiume. Comunque la vita era come un fiume, che erano come due sassi dentro un fiume che piano piano fanno questo percorso di vita. E di là ho voluto fare un fiume, però che rappresentava loro anche fisicamente. Mi sono detto, ah, si può fare con un fiume messo in un certo modo, posso arrivare a trovare le loro profili e incastrarle l'uno nell'altro, e così era proprio una situazione. Una rappresentazione del loro amore. Ho proposto il progetto, l'ho pensato prima, ho guardato se era possibile,
Poi mi sono detto, se mi è venuta l'idea in mente, vuol dire che è possibile. Allora ho guardato, ho disegnato, ho cercato, ho fatto delle prove, poi mi sono reso conto che effettivamente era possibile, difficile, ma possibile. E l'ho proposto questo progetto, loro mi hanno detto, no, no, Filippo, guarda, sta delirando come sempre. E ho detto, no, 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 ma si può, sono sicuro che si può. Allora abbiamo preso il marmo e poi ho riuscito. Poi di là sono partito su tutti le mie pensiero, di questo pianeta, di questo universo. C'è la luce. Tutti dicono che il marmo è morto perché la gente lo vede come cosa da cimitero, ma è completamente falso. C'è una luce dentro, c'è il suono che fa quando si scolpisce. Ora si sente meno perché ora è molto più meccanizzato il lavoro, però quando si lavora a mano c'è anche tutto non so come, una sinfonia di rumore, piano piano, c'è una musica, si sente quando è fragile, si sente. E poi il marmo, la cosa bella è che per me, quando faccio una scultura, vedo la scultura dentro, ma facendolo, come ci vuole un certo tempo, e ti guida un po' il marmo, ti dà una direzione. La scultura non è mai come te ha pensato all'inizio, c'è un'evoluzione. Che si faccia una creta e un marmo, allora lì prende il marmo ad un modo per me che non è giusto. Preferisco lavorarlo direttamente. Anche se c'è molto più rischio di sbagli, però direttamente lui ti porta, la pietra ti porta proprio a dei cambiamenti e che generalmente sono molto meglio di quello che io avevo pensato da solo. C'è come un genere di comunicazione con il marmo, ecco, quello che mi piace. Tante volte ho dei sogni, tante volte mi vengono con i sogni. Pensieri, sogni, poi pensieri sull'umanità, sulla società, sull'universo, sull'anima del mondo, non lo so, e poi, non lo so, metto tutto dentro me stesso e poi faccio un sogno che mi dice. Per esempio, la prima volta che dovevo assolutamente fare il marmo, ho fatto un sogno che ero nello spazio buio totale, c'era questo grande rettangolo, come una piscina ma senza niente intorno, un cubo d'acqua, però piuttosto rettangolare. Però era bianco, pieno di luce e si muoveva. Era dritto, perfettamente dritto, ma si sentiva che si muoveva. Mi sono avvicinato e erano tutti. Si vedeva che erano delle persone, tutte insieme, tutto mischiato, un braccio diventava la gamba di un altro. Era molto fluido, molto luminoso e molto bello, però non una luce forte, una luce dolce, ma non so, è difficile spiegare. E mi sono tuffato dentro nel mio sogno. E lì facevo parte di tutta questa gente, questo liquido bianco e che era molto vicino a quella luce che c'è nel marmo statuario, per esempio. E di là ho deciso, devo fare queste sculture in marmo. All'inizio facevo sempre personaggi intorcigliati, liquidi che sembravano anche acqua, in movimento. Ecco. Esempio, questa è stata la mia prima cosa per il marmo, la prima scultura. Tanti, non è che sono. C'è gente che viaggia molto di più, ma. Sì, ho viaggiato un po', ma tutto influisce alla fine. Un altro paese, un'altra cultura, un altro modo di vedere la vita, è tutta un'altra situazione. Da quando siamo bambini siamo dentro una situazione, vabbè, io ho avuto diverse situazioni che mi hanno già fatte vedere che c'era diversi modi di pensare, diverse filosofie di vite, diverse
diverse religioni, tutto. Quello che è bello nel paese, quando viaggi, è che vede veramente che un essere umano è veramente completo, nel senso che va all'infinito. E quello mi piace molto di questa. E questo nutrisce per forza chiunque. Io faccio la scultura e sicuramente c'è. Però alla fine vedo che siamo tutti la stessa cosa, cioè abbiamo delle culture diverse, però la base è che vogliamo essere tranquilli, felice, penso. Dopo c'è diverse modi di arrivarci. Cioè, per me qui, questo mondo è come una scuola, sono qui per imparare a conoscermi, a conoscere. A conoscermi vuol dire non soltanto me, ma tutto quello che è intorno a me. Che per me faccio parte di questo e tutto questo fa parte di me, per quello. Viaggiare penso che è una cosa buona per aprirsi a questo. Per me è come. Per me è una ricerca personale, prima di tutto, di capire delle cose, un po' la mia scuola, perché quando faccio una cosa, ah, capisco questo, capisco questo, mi vengano anche delle cose, non so da dove, ma spiegare questo. C'è come una comunicazione, quando faccio quello non mi sento da solo a fare la cosa, mi sembra che non è anche mia, che è una cosa. Detta, ecco, e una grande parte scopro, alla fine, scopro d'un modo animico, non lo so, d'un modo filosofico, l'universo, tutto questo, cioè, e poi vorrei. C'è due cose, una cosa che io scopro è un po' come un elevamento spirituale, se non è un'altra grande parola, non lo so, però per me è così, e poi d'un'altra parte mi piace, vorrei esprimere alle altre persone quello che scopro, ma anche un po' su diverse sculture ho fatto, sulla società, su certe cose che trovo assurdo e che provo a testimoniare, di dire che. Forse in 2015 sarebbe il momento di un po' crescere, di non nascondersi dietro la stupidità, che io penso stupida, poi dopo forse crescendo dirò forse avevano ragione, ma non credo. Ma ho fatto un po' di bronzo qui, ho fatto un po', faccio acciaio inox anche, però. Il marmo, poi la colla a caldo, fai il vinile, mi piace molto lavorare il vinile perché esprime bene il principio animiche delle personaggi, della vita, sembra un po' acqua, sembra tra il solido e il liquido. Sì, mi piace un po' tutto, anche il video, anche. La musica, per esempio, mi piace, ma quando c'è una nuova materia, il legno, non lo so, quel che sia. E ogni materia dà anche il suo contributo, penso, cioè ognuna ha il suo linguaggio e penso, per me, come dicevo prima, una cosa in creta non è la stessa cosa che una cosa in marmo, cioè non si arriva al stesso risultato, per me. Sì, meccanicamente era ad una levigatrice che guardava la polvere che saltava sopra, che faceva faceva piccoli cerchi a una velocità incredibile, mi ha fatto pensare alla nostra vita così. Di là ho fatto una un po' più grossa, poi dopo quella un po' più grossa ho visto che si poteva giocare, poteva avere molto più, poteva essere più ampia e l'ho fatto una più. Ancora più grande. Sì, la storia della polvere si viene del polvere delle stelle e si ritorna polvere. Cioè, il marmo un po' lì su questo fa un po' lo stesso percorso che facciamo noi, su questa macchina lì.
Ora vorrei fare una scultura che, con le ombre, toujours, sempre, però che va con il sole, non con una luce artificiale. Sto pensando a questo. Boh, vedrò se mi riesce. Perché col sole è un po' più complicato. È bello perché si muove, c'è tutto un movimento. Penso che si può fare qualcosa di diverso, ancora interessante a vedere.